Benvenuti! Con la puntata di oggi comincia una nuova serie di 6 documentari dedicati al Medioevo. Un periodo famosissimo, ma in realtà non così ben conosciuto del nostro passato. Tanto per cominciare, non sempre si pensa che il Medioevo è un periodo lunghissimo, 1000 anni, anche di più. Da Costantino a Cristoforo Colombo, 12 secoli. E 12 secoli durante i quali l'Europa è cambiata molto, continuamente. Ecco, se c'è un luogo comune sul Medioevo che è falso, è quello che si immagina un'epoca immobile. Il Medioevo cambia talmente tanto che fra noi medievisti, io di mestiere mi occupo di questo, del Medioevo, fra noi medievisti si scherza, ma non troppo, dicendo il Medioevo in realtà non esiste. Il periodo che studiamo non esiste perché sono periodi diversi. Messi insieme con questa etichetta, che oltretutto a noi dà anche un po' fastidio, perché è un'etichetta un po' insultante. Medioevo vuol dire l'epoca che sta in mezzo. Come dire, un'epoca che non vale neanche la pena di cercare un nome. L'idea è che c'è stata un'epoca meravigliosa, l'antichità, poi c'è una nuova epoca meravigliosa, il presente, la modernità, e tutto quello che c'è sta in mezzo è un'epoca rozza, poco interessante. Ecco, a noi medievisti veramente dà un po' fastidio che si sia affermato questo nome di cui però ormai non possiamo più fare a meno. Medioevo è un'epoca che è stata chiamata così per motivi precisi, per motivi polemici. È molto interessante vedere come è nato questo concetto. È nato già nel Medioevo stesso, quando a un certo punto si afferma una generazione di intellettuali, gli umanisti, innamorati della cultura antica. Invece nel 300 gli umanisti hanno la smania di imitare gli antichi, di scrivere come Cicerone. E cominciano a scrivere nello stesso latino di Cicerone. E poi rileggono i libri scritti nel passato, al tempo dei loro nonni, e si dicono: ma come scrivevano male il latino, ma Dante che latino scadente che scriveva. Certo che era proprio un'epoca barbara quella che c'è in mezzo fra l'antichità e noi. Poi ci si mettono gli architetti del Rinascimento che riscoprono l'architettura antica, che vogliono fare anche loro le cupole, e quando diventano capaci di fare le cupole cominciano a guardare dall'alto in basso gli edifici che si erano fatti fino a quel momento, gli edifici moderni, quelle cattedrali medievali che noi amiamo tanto, ecco, a un certo punto vengono declassate, sono roba barbarica, questa architettura moderna degna di barbari, degna dei goti, ecco, architettura gotica, viene chiamata così per disprezzo. E poi arriva la riforma protestante e ci si mettono anche i protestanti nel 500 a dire: noi finalmente ci siamo liberati dalla tirannide del Papa, dei frati. Ma per quanto tempo i cristiani sono stati ignoranti, superstiziosi, hanno obbedito al Papa per 1000 anni, che epoca oscura. Ecco, così nasce questa leggenda di un millennio intero fatto soltanto di barbarie e di oscurità.